complimenti per la vittoria. Ripartiamo dalle parole di Pellacani, incommentabile quello che ha fatto il Pescara in difesa. No, ma io non mi soffermo a parlare della mia squadra, già un allenatore secondo me fa fatica a guardare la propria squadra, se deve analizzare anche quella degli altri secondo me va fuori giri. Allora, quindi l'assist glielo do io, Lipari è un fenomeno da Serie A oppure questa sera ha avuto vita facile? No, Lipari è un ottimo giocatore quando va nell'uno contro uno, oggi ha fatto ottime cose, ma è pure vero che in altre situazioni magari ti sbaglia la scelta. Oggi è stato bravo, sa per merito suo o per demerito degli altri, questo lo lascio decidere agli altri, però voglio commentare la partita, la prestazione della mia squadra dove ha dato tutto per riuscire a raggiungere un obiettivo, un risultato che sapevamo che era difficile. La partita, dove siete stati bravi? Ma siamo stati bravi a soffrire, siamo stati bravi a contenere con le unghie e con i denti il Pescara, a poter ripartire nonostante avevamo tre attaccanti lì davanti. Cerchiamo sempre di proporre, di uscire da dietro quando è possibile, è normale che in alcuni casi abbiamo sbagliato, vedi il pari del rigore, non so se c'era o non c'era, ma quello cambia poco. Però va bene perché il rischio bisogna correrlo per arrivare a trovare le soluzioni migliori per vincere. Le do l'auricolare, mister, così può rispondere alla domanda da studio da parte di Massimo Profeti e di Alessandro Alberti. Vi ascolta il mister, sì, Massimo. Sì, intanto buonasera Giacomo Filippi e complimenti per questa vittoria, non sono di prammatica. Complimenti, la domanda di Alessandro Alberti. No, su che cosa ha lavorato principalmente dopo essere subentrato a Giovanni Pagliari? Su quale aspetto? Intanto buonasera. Buonasera a te. Ma abbiamo lavorato con lo staff soprattutto sull'autostima, sulla consapevolezza dei propri mezzi dei ragazzi, anche perché è un gruppo valido, un gruppo molto giovane, però quelli meno giovani sono degli uomini veri che fungono da traino in una realtà molto circoscritta dove bisogna arrangiarsi alla meglio, non ci manca niente, però dobbiamo riuscire a trovare gli stimoli noi stessi e tirarli fuori a questi ragazzi. Tra l'altro questa sera Filippi mancava un giocatore comunque chiave del centrocampo della Reganatese, Carpani, che si è infortunato mi pare poco prima dell'inizio della partita, no? Sì, esatto, ma quello che dicevo prima, questa è la nostra forza, perché dobbiamo capire tutti, in primis io, che non ci sono pedine indispensabili. Siccome alleniamo tutti alla stessa maniera, i ragazzi danno massima disponibilità, oggi hanno risposto presente, vedi Prisco, vedi Morrone, vedi Mattia Fiorini, quindi dobbiamo capire che quando manca una pedina fondamentale ne subentra un'altra che deve dare molto di più.